Attenzione! Quello che stiamo per dare è un annuncio della massima importanza. Si profila una grave situazione. Una minaccia dallo spazio sembra incombere sulla Terra. Il più grande satellite mai costruito dall'uomo, secondo un comunicato emesso dal Ministero della Difesa, sta precipitando. L'impatto sarà inevitabile in due punti. Un frammento del satellite Fortezza, maschera mortale, dovrebbe cadere nell'area di Kuyukuriyama alle 13:15 di oggi. Si ritiene che in un'area di 50 km quadrati intorno al punto in cui cadrà si avranno danni considerevoli e l'esercito sta evacuando gli abitanti della zona. Altri frammenti del satellite cadranno su Dallas, nella parte ovest degli Stati Uniti. L'ora prevista per questo secondo impatto è ugualmente le 13:15. Non abbiamo potuto evitare la totale distruzione di una città giapponese e di una americana. Il satellite Maschera Mortale era chiamato così perché dotato di un'arma terribile, Sigma 99, di cui non conoscevamo il potenziale distruttivo. Quelli che vedi sono i livelli di radioattività nei due crateri. E come noterai, sono normali. Qual è il numero delle vittime? A Kuyukuri 2000 dispersi. A Dallas sono più del doppio, 5000. Dispersi? Per quale motivo non dice morti? Segui il mio ragionamento. Qui è avvenuta l'esplosione che ha provocato una forte spinta in questa direzione. Per una deformazione spazio-temporale, abbiamo motivo di pensare che quel che non esiste più oggi non sia stato distrutto, ma scagliato violentemente avanti nel tempo. Cosa? Le due città sarebbero state proiettate nel futuro? Sì, sono 10.000 anni avanti nel tempo. Ma è assurdo! Molto meno di quanto tu possa credere, Sky. C'è qualche prova a sostegno di questa teoria? Una nostra pattuglia ha compiuto un viaggio nel futuro e ha riportato una tegola d'ardesia. Una tegola d'ardesia? Le analisi dicono che quell'ardesia si usava a Kuyukuri. È incredibile. Posso chiederle perché mi ha messo al corrente di questi fatti?
Forse ci sono molti superstiti e io voglio che tu lo scopra. Agli ordini, signore. Ti aspettano alla base di lancio. D'accordo. Ciao, fratellino, come stai? Ah, sei tu, Birbantello, ma che ci fai qui? Immaginavo che ci sarebbero state novità, ti ho cercato, temevo di non fare in tempo. Di non fare in tempo per cosa? Per trovarti, perché io voglio venire insieme a te, è evidente. E a me sembra evidente che tu non abbia capito che mi è stata affidata una missione. Missione o no, nella capsula c'è posto per due, non ti darò nessun fastidio. Halt! Torna immediatamente a casa, non voglio più sentirti dire cose del genere. Sei proprio di cattivo umore. Sono pronto ad affrontare la mia missione, signore. Tre minuti all'alto. Procedere ai controlli preliminari. Controlli effettuati. 20 secondi al lancio. Ultimo conteggio utile. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mamma mia, che posto desolato. Allora è così che diventerà la Terra tra 10.000 anni. Questa regione desertica sembra sconfinata. Quegli animali si comportano molto stranamente. Non credo proprio che gli uomini del mio secolo immaginino quale amara sorpresa riservi loro il futuro. Ma c'è qualcuno? Non fare scherzi, vieni fuori, sono armato! Fuori, ho detto! Piccolo! Come hai fatto a infilarti nella capsula del tempo? Mi sono nascosta in uno scatolone delle provviste. Oh, ho rischiato di morire per quanto ho mangiato. Ah, dovevo immaginarlo. Così hai dato fondo alle riserve alimentari. Beh, non esagerare, qualcosina ti ho lasciato. Comunque, ora devo sgranchirmi. Se proprio vuoi esercitarti, allora tieni le mani in alto. Ma sono tuo fratello. Adesso sei soltanto un ragazzino pestifero che verrà rispedito immediatamente al centro base. E tu hai il coraggio di rimandarmi indietro? La tua marachella poteva causare guai seri e quindi sarai punito. E se dipendesse da me, il castigo sarebbe molto severo. Sei un incosciente. Ma che cos'è? A terra! Ho le travegole, i pesci non volano. Oh! Oh, attento, sta tornando! No, 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 portiamolo nel nostro secolo. Non dire sciocchezze. Lo ucciderà. Presto, allontanati. Fai come ti dico. Deve esserci stata una mutazione genetica nei secoli. Razza di maleducati! Cosa c'è, Sky? Ti senti male? Va a prendere la cassetta dei medicinali. Mi occorre subito un antidoto. Quello strano animale doveva essere velenoso. Sento che i miei muscoli si irrigidiscono. Non hai paura dell'iniezione? No, è assolutamente indolore. Ora vai nella capsula del tempo e rimani lì ad aspettarmi. Mi sono spiegato? Mare mio! Aspetta che ti prenda e poi vedrai se non cambierai idea. Guarda, Sky, ma chi può aver lasciato qui tutta questa roba? Cos'è quell'oggetto lassù?
Si direbbe un videogame. Oh. Ah. Sono le rovine di un'antica città, su questo non ci sono dubbi. Il genere di costruzioni è tipico del XX secolo. Sicuramente è Kuyukuri. L'esplosione l'ha fatta balzare avanti nel tempo. C'è nessuno nei paraggi! Sembra una città fantasma, eppure ho l'impressione che ci sia qualcuno. Le strutture degli edifici non hanno retto al tempo. Rivediamoci, io vado di qua. D'accordo, ma stai attento. Ci ritroveremo la capsula del tempo fra un'ora. Ma guarda. Le colonne di un tempio. La mia macchina fotografica! Ehi, tu, ridammela! E cosa vuoi che ne faccia adesso di un simile rottame? Non combinerai altri guai. Ti sta, i coltelli magnetici non sono digeribili. La pellicola è rovinata. Cosa sono questi? Aiuto! Aiuto! Qualcuno è in pericolo. Tutto a posto, spero. Sì, la ringrazio. Lascia che mi presenti. Il mio nome è Sky Tambara. Tu sei di qui? Io sono di Kukurit. E dove stai andando? Stavo semplicemente scappando. Da quest'uomo, immagino. Sì, è una delle guardie del campo dei lavori forzati. Lavori forzati, hai detto? Io ero riuscita a entrare nel campo di nascosto. Il mio fidanzato è prigioniero là dentro. Sono preoccupata, la sua vita è in pericolo. E dimmi, sei riuscita a trovarlo? No. Capisco. Aspetta, mi è venuta un'idea. Ehi, tu! Apri gli occhi se ci tieni alla vita, lo so che stai fingendo. Ora da bravo ti alzerai e mi porterai immediatamente al campo di lavoro. Sì, come vuoi. A che cosa servono queste enormi statue? Non riesco a capirlo. Non lo so neanche io, sono soltanto una guardia. Quando entreremo nel campo di lavoro, non fare passi falsi, pensa al mio pugnale. Sì, ho capito, ma non farmi niente, ci tengo alla vita. Aprite la porta, sono io! Cammina ora e con la massima indifferenza. Dunque sono questi i lavori forzati. Costringete i prigionieri a scolpire enormi mostri di pietra, ma a quale scopo? Non
Meriti di vivere. Non avete rispetto per gli anziani. L'unica cosa che rispettiamo qui sono gli ordini. E gli ordini sono che tutti devono lavorare. Mettici più impegno! Taro! 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 Emilia! Emilia! Che fai tu qui? Taro! Emilia, tesoro! Quanto desideravo rivederti! Bene, ha trovato il ragazzo che cercava. Arrestateli immediatamente, sono delle spie! Mi gira la testa! Vice primo ministro di Kukuri, il principe Peter, onore al merito! Così siete voi, i ragazzi coraggiosi di cui si parla. Siete riusciti a mettere nel sacco il nostro corpo di guardia e a entrare qui indisturbati. Il tuo vestito è molto strano, ragazzo, non ne ho mai visto uno così. Dice di essere un viaggiatore. Sarà un ottimo esempio perché ha idee balzane per la testa. Prendetelo! Sky! Rimani ferma dove sei tu. Ti pentirai di essere entrata. Prendete lo schiavo! No, vi prego! Taro! Emilia! Taro! Procedete! E voi fate bene attenzione, perché è ciò che vi potrebbe capitare se andrete contro le regole. Taro! Emilia! Il destino ci ha riservato una sorte crudele. Sarà meglio per te dimenticare di avermi conosciuto. Oh, no, non dire queste cose! Come potrei dimenticarti? Procedete. Taro! Taro, Taro! Portate via quella ragazza. Dovresti soltanto ringraziare che non ti abbia fatto uccidere. Nessuno è mai uscito di qui. Questo è il posto in cui lavorerai fino alla morte. Beh, non è certo accogliente. Attento, amico! Ti ringrazio, mi hai salvato la vita. Se non stai attento, rischi di prendere il volo sotto uno spruzzo di lava infuocata. Ha detto la verità, dovrai essere molto attento se vuoi vivere. Seguirò il tuo consiglio. Ora datevi da fare! Ascolta, amico, vorrei farti una domanda. Immagino che è da molto che sei qui. Perché scolpite tutte queste brutte statue? Quelle statue rappresentano il diavolo. Come sarebbe a dire? Non facciamo altro che costruire immagini del diavolo, ma non chiedermi perché. So soltanto che è un ordine preciso di Pirar. E come si chiama questo diavolo? Noi lo conosciamo come la maschera mortale. La maschera mortale? Non sapete che è proibito chiacchierare? Thank you.
primo ministro di Kukurit, il principe Pirar, è arrivato. A partire da quest'oggi mi assumo la completa responsabilità di governare Kukurit. Se voi consacrerete la vostra opera a questa nazione e a me, io vi garantisco la sicurezza della nostra città. Ora non voglio interrompere oltre il vostro divertimento. Sono felice di ospitarvi. Tu sei il mercante Shark, spero che la serata sia di tuo gradimento. Oh, senz'altro, signore, sono qui con mia figlia e va tutto splendidamente. Hai una figlia? Il mio nome è Emilia, signore. Emilia? Curioso, mi sembra di averti già incontrata da qualche parte. Emilia, mi concedi l'onore di danzare con te? Hai sentito, figliola? Il principe ti ha invitato. Mi dispiace, non posso accettare. Emilia! Un giovane mi ha invitato a danzare prima di lei, principe. Potrai riservargli la prossima danza. È già riservata ad un altro. Ma sì, in fondo è giusto che una bella ragazza abbia molti corteggiatori. E dimmi, quando ballerai con il tuo primo ministro? Il mio carnet di questa sera è già pieno. Magari un'altra volta, signor primo ministro. Emilia! Sei molto scortese col principe. Adesso ascoltami, ti ordino di cancellare tutti gli impegni che hai. Emilia! Scusatemi, mi ritiro. La prego di perdonarla, signora. Non si rendeva conto di quel che faceva? Spero siate d'accordo. Ho deciso di sposare vostra figlia. Cosa avete da guardare? Danzate! A quanto pare non ti sei divertita al ballo. E tu come fai a saperlo? Ti si legge in viso. Pirar non ti è simpatico. Odio quel tiranno. Intuisco i motivi, ma con il tuo atteggiamento non potrai dargli una lezione. Ti piacerebbe poter diventare padrona nell'arte di maneggiare la spada? Cosa? Io dovrei maneggiare una spada? Sono disposto ad insegnarti tutto quello che so. No, grazie, meglio di no. Se cambierai idea potrai trovarmi nella Valle della Morte. Ma che modo di comportarsi! È imperdonabile! Io non mi sarei sorpreso se a quel punto ti avesse fatto giustiziare! Vorrei sapere cosa le passa per la mente! Calmati! Sono sicura che Emilia ha reagito così perché è scioccata da una simile notizia! Non si può rifiutare la proposta di matrimonio di un principe, specie del principe Pinar! Visto che ti piace tanto, perché non lo sposi tu? Ma come ti permetti? Non perdere la calma! Padre, come puoi costringere tua figlia a sposare un uomo simile? Ma hai sentito? Cosa ha detto? Potremmo avere dei problemi se qualcuno sentisse queste cose. Meno male non c'è nessuno. Non ho insegnato a mia figlia a comportarsi così insolentemente. Ma in nome degli dèi, cosa ho fatto di male per avere tanti problemi? Non prenderla così. La piccola sta passando un momento difficile. È naturale! Tu sei troppo permissiva ed ecco il risultato. Smettila con questa storia! Non parlarmi così, sai! Non devi dare una risposta immediata. Riflettici bene. Non ho motivo di riflettere su cose che non mi interessano. C'è un particolare che abbiamo tralasciato. Facendo sposare Emilia con il principe Pirar, che è di Groma, tradiremo il re di Kukurit che l'aveva affidata alle nostre cure. Adesso la situazione è cambiata. Se riuscissimo a far sposare Emilia con il principe, le nostre vite e le nostre proprietà sarebbero al sicuro. Io diventare la moglie di Pirar? Nemmeno a pensarlo. Ha ucciso lui Taror. E ho giurato a me stessa che dovrà pentirsi amaramente di quell'omicidio. Già. Ma come potrò fare? Ti ringrazio, ma non serve consolarmi. Non riesco a colpirlo.
Sei qui. Oh. Che cosa è successo, papà? Cerca di calmarti, su. Non si può star calmi in questo caso. Si tratta del tuo fidanzamento con il principe. Ci ha fatto sapere che sarà qui fra poco. Ho detto di no e sarà no. Emilia, pensaci molto bene. Accettando la sua offerta, diventerai la regina del regno di Kukurit. Smettila! Non accetterò mai di sposarlo. Emilia, perché? Io voglio soltanto salvare il popolo di Kukurit dalla dominazione dei Groman e dalla cattiveria del principe Pirr. Ma come? Che cosa posso fare per salvarli? Emilia! Emilia! Quel vecchio si era offerto di insegnarmi le arti marziali. Emilia, apri la porta! Emilia! Ti prego, apri! Addio, cari genitori. Vi ho voluto bene e non vi dimenticherò. Apri! Emilia! Figliola, dove sei? Che cosa sta succedendo, Shark? Principe Pirr, mia figlia è scomparsa. Non so dirle altro. Cosa? Scomparsa? Portami con te, ti prego, aiutami! Vieni. Tirate! Abbiamo a che fare con un drago sputafuoco. Abbattetelo o verrete trasformati in pietre. Piccolo, non star lì a nasconderti. Entra dentro piuttosto. L'aria della notte è fresca. Una persona che vuole imparare a maneggiare bene la spada non può svenire così facilmente. Ma chi è questa ragazza, Jimba? Emilia, la figlia di Shark, un nobile di Kukurit. Oh, non pensavo che esistessero ancora i nobili. Chi è fedele ai Groman vive in prosperità, gli altri in miseria. Ma non è giusto, chi saranno mai Groman? Falle bere un po' d'acqua. Dovrei dargliela io. Se qualcuno ha bisogno del tuo aiuto, non devi mai rifiutarlo. Ma non saprei come fare. Bagna le tue labbra e con quelle bagna le sue. Ma è come baciarla? Su, ora muoviti. Avevo detto di bagnarti le labbra, non di bere tutta l'acqua che c'era. Scusa, devo essermi confuso. Ne prendo dell'altra. Su, sbrigati. Cosa volevi farmi? Non prendertela così. Piccolo aveva solo buona intenzione. Si era smarrito nel bosco della morte. Io l'ho salvato da un grosso pericolo e ora vive con me. Allora ti chiedo scusa. Mi chiamo Emilia. Comunque, mi chiamo Piccolo Tambara. Tambara, hai detto? Perché ti stupisci tanto? Hai per caso qualcosa a che fare con Sky Tambara? Certo, Sky è mio fratello. Su, avanti, rispondi. Tu lo conosci? Sì.
E dove l'hai visto? Dov'è ora? È stato fatto prigioniero. L'hanno rinchiuso in un campo di lavoro, purtroppo. Cosa? Vado a salvarlo. Togliti quell'idea dalla testa. Non sarà facile. Quando avrai imparato a maneggiare la spada, aspetterà a te, Emilia, liberare gli schiavi. Ho giurato a me stessa che ci riuscirò. È stato. Ci vuole un bel coraggio a fare una cosa simile. Che il colpevole venga fuori. Bene. Se il colpevole non si presenta spontaneamente, allora tutti pagheranno per questo gesto. Niente pasti fino a domani. Non è necessario, guardia. È stata soltanto colpa mia. Il masso mi è scivolato. Sono cose che capitano. Ora vedrai cosa capiterà a te. E queste non sono che carezze, razza d'insolente. Prendi! No! Stammi bene a sentire, Emilia. Dietro di te c'è il mare di fuoco. Né puoi scappare dalla parte del nemico. Quindi o ti batti o per te sarà morte certa. La mia spada! Vedo che stai facendo grandi progressi. Tu credi? Questo però non significa che tu sia già pronta per sconfiggere i Grumman. Piccolo, porta ad Emilio un'altra spada. Gli allenamenti sembrano non aver mai fine. Ed Emilio, anche dopo molte ore di esercizio, non dà mai segni di stanchezza. Io, al contrario, non riesco a tenere gli occhi aperti. Comunque sono sicuro che dopo queste lezioni Emilia riuscirà vittoriosa nella sua battaglia contro Pyrrha. Guarda, questa valle è infestata dai draghi assetati di sangue. Se non stai attenta e non fai salti abbastanza lunghi, non arriverai viva dall'altra parte. Seguimi! Sì! Salta dove salto io, le altre zone sono pericolose! C'è tempo per fermarci e riposare. E tu pensi che sia sufficiente saper saltare per battere Pyrrhar? È giunto il momento di sottoporti alla prova finale, Emilia. Andrai oggi stesso nella grotta in fondo alla Valle della Morte e distruggerai il drago dalla cui bocca esce fuoco e lava. Se dovessi distrarti, con il suo fuoco trasformerai il tuo corpo in una statua di pietra. Ma se lo eviterai, il tuo corpo diventerà resistente come la pietra. Devi dimostrare di essere pronta per affrontare Pyrrhar. Stai attento, piccolo. Se il fuoco ti tocca, verrai tramutato in pietra. Su, andiamo. D'accordo. Thank you.
Jimba! 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 Ti prego, rispondimi! Emilia, fa attenzione a quello che sto per dirti. Jimba! Non mi chiamo Jimba. Io sono Habemus, il re di Kukuri. Cosa? Un re? Oh. Ho dovuto cambiare nome tanti anni fa. Quando i Groman mi cacciarono dal trono, fui costretto a farlo e ad abbandonare te, che in realtà sei mia figlia Primrose. Tu sei la principessa di Kukurit. Ora hai una missione da compiere, liberare il tuo popolo dalla tirannia dei Groman. Io la principessa di Kukurit? Non posso crederci. Sei mia figlia. Ti avevo affidato a Shark quando i Groman ci attaccarono. Caccia gli invasori e ristabilisci la pace a Kukurit. Esaudisci il mio ultimo desiderio. Jimba! Volevo dire maestà, non morire. Solo ora conosco mio padre. Primrose, ti affido questa missione. Compila fino in fondo. Papà, papà. Arrivando il capo delle guardie. È tutto in ordine? È tutto a posto. Sono sicuro che stavolta ce la faremo. State attenti. Ti daremo una lezione che non ti potrai mai dimenticare. Siamo molto indietro con il lavoro di scultura delle statue. Date subito 100 frustate a ogni schiavo scultore. Sì, signore. Adesso, avanti. Aiuto! Stavolta ci è mancato poco. Il responsabile sarà giustiziato. Eh? Non commettere sciocchezze. Sei stato tu a salvarmi. Adesso statemi tutti a sentire. Che nessuno di voi tenti di dare l'allarme, o il vostro capitano morirà. Quando il principe Pirar verrà a sapere quello che è successo, vi pentirete d'essere nati. Schiavo, come hai potuto osare? Ora avrai il trattamento speciale che hai sempre riservato a noi. È molto più facile dare frustate che riceverle, non è vero? Che non ci sia vinto! Basta, vi prego! Accetti di rispondere alle mie domande. Per prima cosa devi dirmi a che servono tutte queste enormi sculture. Perché realizzarne così tante? Sono sicuro che c'è un motivo. Avanti, rispondi. Ma io non lo so. Ti ho fatto una domanda, rispondi. Il popolo di Kukurit ha sofferto già abbastanza per fare queste inutili sculture. No, basta, per carità, ora ve lo dirò. Cerchiamo di creare l'immagine di un dio del male per controllare lo spazio. Dio del male? Sì, quando riusciremo a creare l'esatta immagine del dio, questi aiuterà i Groman fornendo loro gloria e immortalità. Diventeremo la razza dominante dell'universo. E noi avremmo sudato sangue per una simile sciocchezza. Un dio del male? Ma che idea assurda. In ogni caso, intendo scoprire quanto c'è di vero nella tua storia. Come pensi di riuscirci, Sky? Ho già un'idea in proposito. Emilia, scusa se te lo chiedo, ma sei proprio sicura di poter battere Pirar? Posso solo dirti che devo riuscirci, piccolo. Io ammiro il tuo coraggio, non ce ne sono tante di ragazze come te. Ora che ho scoperto di essere la regina di Kukurit, ho una ragione in più per liberare il mio popolo. Sei anche una regina bella, Emilia. Non ti dispiace se ti faccio questo complimento?
Forse siamo vicini alla soluzione del problema. Guardate questo disegno, attentamente. Dovrete fare una scultura che riproduca queste immagini. Che cos'è? Non ho tempo per spiegarvelo nei particolari, ma la scultura dovrà essere uguale. Che immagine spaventosa, solo a guardarla fa venire i brividi. Si chiama maschera mortale. Tu, capitano, farai in modo che tutte le persone in grado di lavorare si concentrino su quest'opera. Adesso a piedi non arriveremo da nessuna parte, su, Emilio, torniamo indietro. Non devi neanche dirlo, piccolo. Ricorda che ho fatto una promessa a mio padre. I Groman dovranno restituire la libertà al mio popolo a qualsiasi costo. Sì, ma come faremo a raggiungere il campo di lavoro? A piedi e sotto questa pioggia? Certo che le donne non hanno un briciolo di buon senso. Zitto! Scappare, sensato. Troveremo dei cavalli quando smetterà di piovere. Guardate! Sta succedendo qualcosa! Che cos'è? Si sta illuminando! È impressionante! Sembrerebbe un fenomeno elettromagnetico, ma di proporzioni inaudite. C'è qualcosa che non mi convince. Il dio del male! Il dio del male! Il dio del male! Dio del male. Aiuto! 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 Ma è impossibile! Si può sapere chi sei? Devo ringraziarti per avermi svegliato. Chi sei tu che parli e puoi librarti in aria? Quindi saresti il dio del male. Se ti fa piacere chiamarmi così, fai pure. Avevo impartito ai malvagi l'ordine di creare la mia immagine nella pietra, cercando di perfezionarla fino al punto da rendere la materia identica alla mia energia. E ho ottenuto quel che volevo. Ora voi piccoli e insignificanti uomini avete un dio. Altro che dio, sei soltanto un fenomeno energetico, niente di più. Non sai quello che dici. Ormai dovresti aver capito che è stata la mia potenza a portarvi avanti nel tempo e nello spazio. E chi poteva compiere una simile impresa se non un dio? Ma di cosa parli? Nelle due città che ho spostato dal XX secolo, per metterle l'una contro l'altra, per annientarsi. Mi piace vedere il sangue degli uomini scorrere a fiumi. Non siete che delle stupide creature. Non meritate di vivere. Ripetete di essere fratelli, di amarvi l'un l'altro. Ma quando succede qualcosa si scopre che vi odiate e che basta un niente per scatenare una guerra che causa stragi e atrocità. Così ho voluto che questo spettacolo si svolgesse solo per me e portandovi così avanti nel tempo sono sicuro che non verrò disturbato. Sei crudele! Vi ordino di combattere l'uno contro l'altro. Uccidete i vostri nemici dal primo all'ultimo. Non risparmiate nessuno. Non ne varrebbe la pena. Vi fornirò qualunque arma, a condizione che lo spettacolo sia divertente. Perché vi avverto che se non sarete divertenti, vi punirò come meritate.
Guarda, ha smesso di piovere. Cosa facciamo adesso, Emilia? Non riusciremo mai a trovare dei cavalli per arrivare fino al campo di lavoro. Abbi fiducia. Entro quest'oggi succederà qualcosa, ne sono certa. Dobbiamo solo aspettare. Non ti sembra di essere un po' troppo sicura di te? Cosa aspetti? Che venga un cavallo alato a portarci via? Vedi, questa zona era arida, ma con tutte queste pozze sono certa che verranno degli animali ad abbeverarsi. Credo che tu non abbia considerato che il sole farà evaporare l'acqua in breve tempo. Io non lo so, ma dovrà pure esserci un modo per far ragionare le ragazze. Il fatto è che quando si fissano con un'idea è molto difficile far capire loro che sbagliano, e ora si è fissata che l'acqua non evaporerà. No, dovevi proprio bertela tutta! Ora il cavallo è rimasto ben poco da bere, Emilia! Primrose, rispondimi! Lì dietro, vai via! Non sei affatto corretto! Volevo dirti che l'acqua è completamente evaporata! D'accordo, ora che me l'hai detto, vorresti lasciarmi sola? Naturalmente, Emilia! Perdonami, ma io non sapevo che facevi il bagno! Ora basta con le chiacchiere, vattene! Aspetta un secondo, Emilia! C'è qualcosa che non mi quadra, lì all'orizzonte! Oh, sono farfalle giganti! Sono grandi come aquile! E sono venute qui ad abbeverarsi! Aspetta, ho avuto un'idea! Sapevo che eri un genio, piccolo. Virar! Virar, preparati, sto arrivando! Questa voce. Virar! Emilia! Eccomi! E così alla fine hai deciso di sposarmi. Saggia decisione. Ascoltami, sono venuta qui a dirti che il mio nome non è più Emilia, ma Primrose. Come hai detto? Io sono Primrose, l'unica figlia di Re Abmis. La figlia di Abmis? Molto bene. E ora che hai scoperto di essere una principessa, non devi montarti la testa, piccola mia. Quale miglior matrimonio se non quello di un principe con una principessa? Non toccarmi! Battiti! Ma sei impazzita per caso? No, ti sto sfidando a duello. Nel caso io dovessi perdere e non vorrai uccidermi, accetterò di sposarti. Ma se sarò io a batterti, allora dovrai liberare immediatamente i Kukurit e tutti i Groman dovranno andarsene da qui entro il calar del sole. È un'idea molto divertente. Tu che mi sfidi a duello. D'accordo. E duello sia. Domani nell'arena ti dimostrerò la mia abilità con la spada. Graziosa testarda. Coraggio, io sono pronto.
Siamo dalla tua parte, bella ragazza! Che caldo che fa oggi! Ehi, piccolo, volevi rubarmi la corona? Dai, bionda, fatti valere! Emilia, non guardarlo, resterai accecata! Mira, stai un vigliacco! Stai un vigliacco! Mi dispiace, raccolgo un po' di questa roba, grazie! Posso avere la potenza del drago che mio padre ha ucciso trasformandomi in pietra quando voglio. Prova a scalfirmi con la tua spada, se ci riesci. Quello che dici è assolutamente incredibile! La tua fine è segnata. Credo che tu l'abbia capito. No! Pirar, ho vinto io il duello. Ora devi mantenere la promessa, liberare il mio popolo e andartene da qui con i tuoi. Ma certamente farò subito quanto ti ho promesso. Libererò tutti gli schiavi, ma con la morte. Come? Che stai dicendo? Cara principessa, Pirar ha ragione. Piccolo! Se ti opporrai in qualsiasi modo, il tuo amico avrà vita molto breve. Oh, Primrose! Lasciami immediatamente! Pirar, sei un vigliacco! Chiudete il piccolo in prigione e anche la ragazza. Ehi, ma che sta succedendo? Che razza di finale è questo? Non è per niente che... Vuoi finire in prigione insieme a loro? Dicevo così per dire. E così, mia principessa, alla fine ho vinto io. Principe Pirar! C'è un'emergenza. Gli schiavi del campo di lavoro si sono ribellati e stanno venendo qui. Cosa? Come hanno potuto ribellarsi gli schiavi? Dov'era il capo delle guardie quando è successo? Il capo delle guardie è stato fatto prigioniero da un certo Sky che a quanto pare sta guidando la rivolta. Sky! Sono disarmati, principe. Hanno distrutto le statue e stanno portando via tutte le pietre. Sei sicuro di quello che dici? Gli schiavi si sono ribellati. Sì, una cosa incredibile. Guardate. Fermatevi! Ascolta, non siamo venuti qui per combattervi, ma per parlare con voi pacificamente. Non abbiamo niente da dire, tirate! Avanti, ergete la barriera! Incredibile! Principe Pirar! Principe Pirar, gli schiavi hanno eretto un'enorme barriera di pietre intorno al palazzo. Pietre? Cosa hanno intenzione di fare questi miserabili? Credo che sia un tentativo d'assedio. Che facciano pure. Daremo loro una bella lezione al sorgere del sole. Si pentiranno di quanto stanno facendo. Speriamo che mio fratello arrivi presto. Ma non dobbiamo preoccuparci, lui ci tirerà fuori da qui. Mi sembri un po' troppo ottimista, piccolo. Beh, che vuoi, è il mio modo di vedere le cose. A proposito, ti ha mai detto nessuno che sei carino? Non fare lo sciocco. Pensavo che tu e mio fratello stareste bene insieme. Ma... devi ammettere che anche lui è bello e si dà da fare per salvarci. Allora che ne dici, Emilia? Dico che le tue sono fantasie e che faresti meglio a dormire. Ma chi le capisce, le donne? Principe Pirar! Principe Pirar! Insomma, non si riesce a dormire. Chi mi sveglia a quest'ora della notte? Avanti!
Principe, gli schiavi hanno finito di erigere il muro di pietre. E mi svegli per questo motivo? Avevo ordinato di lasciarli fare. Principe, il sole è sorto da parecchio, ma tu non lo hai visto. Che stai dicendo? Come puoi vedere, ci hanno praticamente imprigionato. Non pensavamo che sarebbero arrivati a tanto. Straccioni insolenti, ma non otterranno un bel niente. Portate qui i prigionieri! Sky! Vieni quassù, presto! Sky! Guarda! Bene, ascoltate attentamente quello che sto per dirvi. Togliete immediatamente quelle pietre o i vostri amici verranno impiccati davanti a voi. Devo ammettere che la vostra idea è stata buona. Peccato che non sia servita a niente. Se non obbedite immediatamente, vedrete i corpi dei vostri amici penzolare nel vuoto. E non credo che vogliate. Fratellino, fratellino, aiutaci! Fa qualcosa, ti prego! Hanno fatto tutto questo lavoro per niente. Oh, sono proprio degli stupidi. Uno scarafaggio gigante! Aiuto! Aiuto! Non avvicinarti o te ne pentirai! Via, vattene via! Si è mangiato la spada! Ma che cos'è tutto questo fermento? Soldato! Principe! Siamo invasi dagli scarafaggi! Tutto questo baccano per degli scarafaggi? Non sono scarafaggi normali! Beh, eliminateli! Non è semplice! Stai indietro! Che odore nauseante! Guardia, correte! Soldato, quanti ce ne sono? È impossibile contarli, sappiamo solo che sono moltissimi! Cosa sono tutte queste urla? Me lo stavo chiedendo anch'io, da quassù non si vede nulla. Sono stanco, non ce la faccio più. Devi farcela, se le tue gambe cederanno, morirai. Qualcuno ci salverà. Fratellino! Piccolo! Oh, Sky! Ora! Emilia, fatti coraggio, sarai tu la prima a passare. Fai presto. E non guardare giù. D'accordo. Ora tocca a te. D'accordo. Sono sicuro che gli scarafaggi non riusciranno ad arrivare così in alto, principe Pirar. Qui fa un caldo soffocante. Portatemi dell'acqua fresca. Mi perdoni, signore, nella fuga non abbiamo avuto il tempo di portarci dietro viveri e acqua. Cosa facciamo, principe? La risposta è semplice. Sei tu il responsabile di questa mancanza. Scendi a prendere viveri e acqua. Cosa? Ma se lo farò, verrò mangiato vivo dagli scarafaggi. Esegui l'ordine. Comincia un po' a girarmi la testa. Non mollare la corda per nessuna ragione al mondo, piccolo. Lo farò, sta tranquillo. Che stai facendo? Ti sto spingendo, dobbiamo fare in fretta. Ma così cadremo. Oh, ma non c'è proprio nessuno che apprezzi quello che faccio. Aiuto! Guardate, hanno paura i soldati. Aiutateci, per favore.
Dovete impegnarvi a non tentare mai più di invadere Kukurit e che insieme, Kukurit e Groman, dividerete il cibo e i beni disponibili che il pianeta metterà a vostra disposizione e che entrambi i popoli useranno le loro risorse per scopi pacifici. Il trattato di pace è estremamente semplice. Queste sono le condizioni. Mi auguro che sarete abbastanza intelligenti da accettarle e rispettarle. Ora, firmate questo trattato e tornate nelle vostre terre. Sì, accettiamo. È stata un'invasione molto breve. Non avremmo mai dovuto invadere Kukurit. Non vedo l'ora di tornare a casa. Principe Pirar, cosa dobbiamo fare? Non chiederlo a me e non chiamarmi più principe, ho perso il mio titolo. Peccato. Sarà un vero disonore tornare a casa da vinti e non da vincitori. Lo so bene. Dovremo cambiare completamente la nostra politica. Niente più oppressioni. L'unico modo per coesistere è quello di essere pacifici. Questa sconfitta ti ha cambiato molto, Pirar. Ma cos'è? Quella spirale di fuoco. Sono la maschera mortale. Ma dove credete di andare? Proprio ora che avete realizzato la mia immagine in modo perfetto, volete andarvene e abbandonare tutto? Che cosa vuoi da noi? Io vi ordino di combattere ancora e più violentemente di prima contro Kukurit. Non deve esserci pace tra di voi. Per voi può esistere solo la guerra e il desiderio del potere che vi renderà immensi e immortali. Ora prendete queste armi. Tornate immediatamente a Kukurit e distruggetela! Allora cosa state aspettando? Impugnate le vostre spade, agitatele nell'aria, caricandovi di energia malvagia che vi renderà invincibili. Pira, rimbrosa adesso sta ridendo di te. I Kukurit si credono molto più forti dei Groman, che sono invece i soli veri dominatori del mondo. Andate! Andate a combattere! Presto! No! Non toccherò mai più una spada, per nessuna ragione al mondo! Eseguirò io la tua volontà, maschera mortale. Guiderò i prodi Groman alla vittoria su Kukurit. Molto bene! Che vuoi fare? Porto a casa qualche souvenir, penso che potrebbe farci comodo. Su, andiamo. Non capisco perché scappiamo così di nascosto. Stai zitto! Oh! Oh, che disastro! Ma com'è possibile? Ho i miei ricordini! Che cosa succede laggiù? Corriamo! Potuto salutare Emilia prima di andar via. Insomma, vuoi stare zitto? Ma non fare l'ingenuo, è innamorata di te. Vuoi prendermi in giro? No, è innamorata di te, vuoi proprio lasciarla così? Fratellino, se fossi al tuo posto non rinuncerei a una simile occasione. Fa silenzio! Oh!
senti bene, Sky? Sky, ma nessuno pensa a me. Rispondimi, Sky, perché stavi scappando? Sento che sta per succedere qualcosa, Emilia. Su, dille la verità, ce la davamo a gambe! Ehi, piccolo, quando è che ti deciderai a star zitto? Io non sto scappando, c'è una cosa importante che devo assolutamente fare. Non andar via così, non andare senza di me, ti prego. Sono disposta a seguirti ovunque. Primrose, è una missione molto pericolosa. E poi adesso tu sei la regina, devi pensare solo al tuo popolo. Io voglio pensare solo a te. Ormai il mio popolo può cavarsela da solo. D'accordo, come vuoi. Ti spiegherò tutto, anche se forse stenterai a credere alla mia storia. Circa 10.000 anni fa il mondo era diviso in due blocchi che non andavano affatto d'accordo. Tutti e due avevano paura l'uno dell'altro. E così cominciarono a premunirsi costruendo e installando una enorme quantità di armi di tutti i tipi. Uno dei due blocchi costruì una nuova e potente arma chiamata la Maschera Mortale, un satellite fortezza che conteneva l'arma vera e propria chiamata Sigma 99. Quest'arma consisteva in un computer con capacità straordinarie, conteneva le tattiche e le strategie di guerra esistenti. L'obiettivo di Sigma 99 era distruggere il blocco nemico, ma autonomamente decise di mettere in atto un piano diabolico. L'idea era quella di lanciare, con un'esplosione termonucleare, due città nel futuro e farle combattere finché non si fossero distrutte a vicenda. Il suo piano funzionò. Si spaccò in due ed esplosioni di potenza inaudita scaraventarono le due città nel futuro. Oggi, i discendenti di quei popoli sono i Kukurit e i Groman. La Maschera Mortale li ha seguiti nello spostamento spazio-temporale, assicurandosi che fra questi due popoli ci fossero guerre e ostilità. Io vengo dal passato, Emilia, e sono venuto per ricostruire la storia ed impedire la strage che la Maschera Mortale desidera. E sono diretto lì. Tra quelle rovine? Io ho capito come stavano le cose solo quando il dio del male si è manifestato nel cielo. L'immagine del dio è quella che aveva progettato Sigma 99. Il computer deve essere nascosto in un punto di questa zona. Sigma 99 ritiene di essere capace di influenzare la volontà degli esseri umani e aveva costretto gli schiavi a cercare di riprodurre la sua immagine per avere un volto riconoscibile e osannabile. Per questo nel campo di lavoro venivano costruite migliaia di statue di pietra diverse. Io ho fatto costruire una statua della Maschera Mortale. Ora devo andare nella colonia e mettere fine alla sua esistenza. Vuoi dire che vuoi distruggere il computer malvagio? Proprio così, piccolo. Devo disinnescare le sue memorie. Ma significa andare incontro a morte certa. Se noi permettiamo al computer di operare, tutte le persone che sono state proiettate nel futuro moriranno tra atroci torture. Io devo distruggerlo. È questa la mia missione. Non credo di aver ben capito quello che hai detto, Sky. È tutto talmente complesso. L'unica cosa che so è che non voglio perderti. Molto pericoloso, Sky. Il dio del male potrebbe ucciderti. Venderò a caro prezzo la mia pelle e non mi lascerò battere da una macchina. Certo, ha ragione. Non permetteremo a una macchina di ucciderci. Ora dobbiamo affrettarci, piccolo, prima che diventi troppo tardi. Facciamoci coraggio, piccolo. Siamo arrivati a destinazione. Da questo punto in poi proseguiremo a piedi. Sky, dov'è Sigma 99? Shh. Fa silenzio e seguimi. Credo che sia nascosto da queste parti. Probabilmente nel fondo di quel cratere. Mi sembra di aver sentito un rumore, Sky. Qualcuno ci sta seguendo, ne sono certo. Cosa? Piccolo! Ha voluto darci il benvenuto alla sua maniera. La sua energia non penetra la roccia. Solo che non possiamo spostarci da qui. Emilia, sei tu? Ma perché mi hai seguito? Sky! Ti avevo chiesto di tornare a palazzo, ricordi?
Io voglio stare vicino a te, Sky. È una battaglia che devo combattere da solo. No, Sky, credo di poterti aiutare. Impossibile. No, lasciami camminare davanti a te. Io posso bloccare la luce col mio corpo e farti da scudo. Ma che sciocchezze stai dicendo? Ha ragione, Sky. Lei può trasformare il suo corpo in roccia in qualsiasi momento lo vuole. Stai dando i numeri anche tu. Seguitemi e vedrai che è vero. Fatevi scudo del mio corpo. Attenta, arriva una scarica. Emilia, cosa ti è successo? Sto bene, non preoccuparti, Sky. Ma com'è possibile? Stai attento. Emilia! Venite, presto! Ne arriva un altro! Ora ci attacca con un forte vento! Piccolo, attaccati ad Emilia, fa presto, mi hai sentito? D'accordo! Rimani aggrappato a lei! Sta tranquilla, non mollo la presa! È un uragano! Sta usando tutte le sue armi per fermarci. E questi fenomeni sono controllati da un computer? Sì, è un mostro che può manipolare liberamente tutti i campi magnetici. Ma anche i computer hanno i loro punti deboli. Siete pronti all'assalto? Sì! Attacco! Ora il turno della regina e di Sky, li troverò e li annienterò. Proprio quello che volevo, massacro totale. Non c'è niente di più divertente. Questa è la bocca del cratere. Cercate di mantenere l'equilibrio, c'è parecchia lava bollente là sotto. Credo che nessuno prima di noi abbia mai messo piede qui dentro. Oh! Oh! Guarda laggiù, Sky, c'è qualcosa! Sì, e non è una roccia. Deve essere Sigma 99. State attenti! Oh! Attento, Sky! Presto, piccolo, a terra! Oh! Oh! Un altro attacco! Attento a come ti muovi, piccolo! Lo spettacolo deve ancora iniziare! Sta cercando di travolgerci, provocando una frana di massi! Spero di no! Oh, si salvi che può! Piccolo, piccolo, cosa ti è successo? Rispondimi, deve essere svenuto! Guarda, tutta quella parete sta per cedere. Forse posso tentare di fermare la macchina con la mia spada. Dovresti disattivare il circuito della memoria rendendolo impotente. Va bene, d'accordo, Sky, ci proverò. Ma non riuscirai mai ad avvicinarti al computer senza essere prima individuata, non lo capisci? Vedi, non reagisce alle pietre. Posso trasformarmi, raggiungerlo e compiere la mia missione. No, Emilia, non devi andare. Non vedo altra soluzione, Sky. E se non dovessi riuscire, questo sarà il nostro addio. È troppo pericoloso, non andare. Sta tranquillo, ce la farò. Sigma 99, sto arrivando!
pure segnata! E la spada? Ce l'hai fatta, Emilia. Avanti, torna ad essere normale. Che cosa ti è successo, Primrose? Trasformati! Avviati alla capsula del tempo, piccolo, e torna a casa. Neanche per sogno, non andrò a casa da solo. Resterò con te. Io mi fermerò qui finché lei non avrà ripreso il suo normale aspetto. È meglio che tu vada a casa. Primrose rimarrà per sempre di pietra. È inutile restare ad aspettare. Di solito torna normale dopo pochi secondi. Devi rassegnarti. No, io sono sicurissimo che riprenderà vita. Mi rifiuto di credere che sia morta. Non sarebbe giusto, non sarebbe giusto. E io ho intenzione di restare qui ed aspettare che torni ad essere di nuovo viva. È probabile che tu debba aspettare per il resto della tua vita. E tra 20 e 30 anni, quando sarai diventato vecchio, ti chiederai cosa ne hai fatto di tutti questi anni e ti accorgerai di aver sprecato la tua vita. Ma non capisci? Io so che tu ami Primrose, ma ormai è inutile stare accanto a lei. È inutile. Sky, sei riuscito a salvare il suo popolo, ma non lei. Devi rassegnarti a questo. Ormai non puoi più cambiare il corso degli eventi. Ma che parlo a fare? Sei più testardo di me! Piccolo, vieni qui! Forza, toccale la mano, piccolo. Lo senti anche tu? Sta cominciando a scaldarsi. No, Sky, è soltanto la tua immaginazione. È la tua mano che ha scaldato la pietra. No, ti sbagli. Sta diventando più calda. Emilia sta riprendendo vita. Oh, per me hai le traveggole. È sempre la stessa statua. Una statua non può emettere calore. Ah? Ah, guarda, Sky! Si riprende, finalmente. Anche il mio cuore comincia a scaldarsi. Mancanza di Emilia. Andiamo! Primrose, noi adesso dobbiamo andarcene, anche se soffro nel doverti dire addio. Vorrei tanto poterti stare vicino e assistere al rifiorire del popolo di Kukulit, ma purtroppo devo andare. Il mio posto è un altro. Ho già una nuova missione da svolgere. Tu sei coraggiosa, buona e bellissima. Ti auguro di riuscire a regnare sempre con saggezza e di mantenere il tuo popolo in pace. Ti amerò per sempre, Sky Tambar.
ministri la stanno aspettando, regina. Inizio la sua prima udienza. Arrivo subito. Addio, Primrose.